Io sono in compagnia del regista de La Madre, Angelo Maresca, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Senti, è un film tratto da un libro, ispirato quantomeno da un libro scritto da Alla Deledda nel 1927, e tratta un tema estremamente attuale, ancora attuale. Come è nato questo desiderio di fare questo film? Ma io mi sono avvicinato a Grazia Deledda, diciamo, 4-5 anni fa, perché era un'attrice che conoscevo di nome, come la maggior parte delle persone della mia generazione, perché io ho fatto lo scientifico, ma quando facemmo letteratura la Deledda fu nominata, ma non ci fecero studiare nulla, nonostante avesse vinto un Nobel, anzi era l'unica che aveva vinto un Nobel. E quindi ho letto tutti i suoi romanzi, anche diciamo, i romanzi maggiori, che poi quello che gli hanno dato l'Oscar, gli hanno fatto vincere, scusa, il premio Nobel. E La Madre è un romanzo minore, però mi ha colpito particolarmente proprio per la modernità che aveva, diciamo, il messaggio. Io ho preso, ho cercato, non so se ci sono riuscito, ma io ce l'ho messa tutta, di prendere quel romanzo e portarlo ai giorni d'oggi. Quindi ho cambiato, diciamo, il discorso temporale, cioè al 2014, anche se non ho definito bene il posto, perché ho cercato di evitare tutte le cose elettroniche, insomma, e ho girato i personaggi in questo luogo. Ho la presunzione di dire che sono rimasto fedele a quello che lei voleva dire. Che tra l'altro il romanzo e il film anche toccano il tema della spiritualità, fede, carnalità, sì. questa triade, sì. Insomma, ruota tutto intorno a quello. Secondo te l'avventura che vive Paolo, il desiderio della carne, perché è più un amore carnale, diciamo, fisico, sì. No? Piuttosto sì. Che realmente spirituale, la chiesa di oggi, quindi i preti di oggi, sì. No? Tu come la vedi, come ti poni riguardo a questo aspetto qua? Ma guarda, io penso una cosa, diciamo che le persone fanno delle scelte nella vita, no? E Paolo in questo caso ha scelto per vari motivi, perché è stato educato dalla madre o influenzato, comunque ha scelto di essere un uomo di fede, quindi di portare un abito e rappresentare un'istituzione religiosa, in questo caso il cattolicesimo e il cristianesimo. E quindi in realtà quando ci sono delle regole dovrebbero essere rispettate, questo è di solito la problematica, però essendo un uomo può sbagliare, può peccare, perché cioè, un prete che ha una relazione con la donna fa un peccato, perché non è, diciamo che la Chiesa non riconosce, cioè, il rapporto tra un prete e una donna, cioè c'è il celibato, no? Quindi, allora in questo caso però c'è un uomo dietro, quindi diciamo io personalmente come essere umano lo giustifico, capisco che le istituzioni cattoliche possono non giustificarlo perché comunque va fuori dagli schemi. Diciamo che io da una parte spero che la Chiesa sempre in maniera chiaramente vigile, però si adatti un po' alle esigenze dell'uomo del 2014. Perché è vero che è un'istituzione che esiste da 2000 anni, però i tempi sono cambiati e le persone sono diverse. Però oggi questo periodo, anche con questo Papa Francesco, insomma, che lo trovo molto progressivo, cioè è un Papa molto moderno, diciamo, cioè, no? Un Papa di oggi che affronta degli argomenti in maniera decisa. E quindi questo lo trovo molto positivo, insomma. Staremo a vedere. Sì, sì, speriamo che sarà seguito, insomma, ecco. Invece, tornando al film, la scelta del cast, c'è una strepitosa, bisogna dirlo, Carmen Maura, attrice eccezionale, pazzesca, Stefano Dionisi, altrettanto bravo, e Laura Baldi. Tutte e tre, c'è una storia dietro a loro tre. Sì. Come è stato il tuo incontro con Carmen? Ma Carmen è un'attrice che ho sempre amato, chiaramente, cioè Carmen Maura è... E l'ho cercata, cioè la produzione ha cercato questa attrice e io l'ho andata a trovare a Madrid portandogli la sceneggiatura, chiaramente con poche speranze, però ci ho provato. Invece gli ho lasciato la sceneggiatura, lei il giorno dopo mi ha chiamato che io stavo a Madrid e ha accettato, quindi per me è stata cioè gli è piaciuto molto il film, gli è piaciuta questa sfida, perché comunque ha detto che un film così altamente drammatico, lei l'ha definito così, non l'aveva mai fatto. In più io l'ho stimolata anche nel fatto che gli ho detto che non volevo doppiarla, ma volevo che parlasse in italiano col suo accento. E quindi siamo stati insieme, abbiamo passato 15 giorni insieme per studiare la parte in italiano e quindi ci siamo conosciuti meglio ed è nato un rapporto eccezionale, insomma, ecco. Diciamo che è stata un'attrice
facile, semplice, nonostante fosse la Maura, lavorarci insieme perché è facile lavorare con lei, insomma. Tu gli dici una cosa, lei la fa, quindi. Tutti lo vorrebbero, tutti vorrebbero un'attrice così, insomma. E invece per Stefano e per Laura? Stefano e Laura invece l'ho scelti, l'ho voluti fortemente tutte e due, Stefano Dionisi perché secondo me è l'attore, diciamo, più potente a livello di espressione, a livello di recitazione, a livello di personalità che abbiamo nel panorama del cinema italiano negli ultimi 20 anni, questa è la mia opinione. Quindi diciamo che si era un po' fermato per motivi suoi personali e io gli ho proposto questa cosa, lui ha creduto in me, io ho creduto in lui fortemente, gli ho dato quella carica che forse aveva bisogno in quel momento e ha tirato fuori un Don Paolo che secondo me nessuno poteva fare meglio di Stefano, per quello che io volevo chiaramente. Certo. E invece Laura so che aveva fatto un tuo cortometraggio e tu avevi detto se faccio un lungo... Ti voglio nel mio cast, sì. E hai rispettato la... Sì, 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 perché Laura è stata la protagonista del mio cortometraggio, primo e unico, poi ho fatto questo film, quindi dove io recitavo anche, l'avevo scritto, insomma, diciamo, l'avevo prodotto, l'avevo fatto tutto io, insomma, sei cortometraggi. E quindi lei l'ho conosciuta e mi sembrava un personaggio ideale per interpretare quel ruolo, quel cortometraggio. Il cortometraggio è stato molto fortunato perché è stato premiato in tutto il mondo e lei anche ha avuto un paio di premi importanti a New York, a Los Angeles, insomma, e quindi diciamo che squadra vincente perlomeno a livello di prestigio non si cambia. E quindi ho detto che quando facevo, diciamo, un altro film lei sarebbe stata uno dei protagonisti e così ho fatto e l'ho plasmata diversamente, insomma, in questo caso. Tra l'altro stupenda interpretazione di tutti, quindi anche di Laura. Grazie. E quindi questo, insomma, è successo. Perfetto, ci stava perché era divertente vedere appunto i tre protagonisti, no? Le storie che c'erano dietro. Assolutamente, le storie dietro diciamo la macchina da presa. Esatto. Cioè perché ho scelto quegli attori? No, no, motivo, no, è anche una domanda che farei anche io per Tinè, cioè, mi incuriosisce anche a me perché un regista sceglie. Il problema è quando te lo impongono e non lo puoi dire, quello. Invece questo tacciamo, ma questo non è il nostro caso e quindi via. In questo caso sono stato un film indipendente, d'autore, la produttrice è stata eccezionale perché ha permesso, diciamo, di farmi fare questo film in questa maniera, girato in questo modo, facendo delle scelte architettoniche, estetiche, scenografiche molto particolari, e quindi ha rischiato insieme a me perché io, diciamo, che a parte un cortometraggio non avevo fatto nulla, quindi lei si è affidata completamente avendo dietro pochi elementi, però adesso sembra che sia soddisfatta, quindi attendiamo poi la risposta del pubblico che, insomma, sa, manca poco e lo vedrà. Assolutamente, speriamo che il film verrà gradito e... Secondo me sì, chissà che Papa Francesco poi non dica la sua. Amici di Fanwick, have fun.